Quello che contraddistingue i giochi odierni è il mondo attorno al prodotto ludico che stiamo per giocare. Quello che avviene prima della storia del gioco, che differenzia l'universo narrativo e che crea un contesto più grande che si rispecchia, a volte più, a volte meno, nella trama. Sto parlando, ovviamente, della lore, diventata nel gaming una vera e propria prassi nel pubblico mainstream, grazie a titoli come i Souls-like. C'è da dire però che un elemento che può essere chiamato lore, una vera e propria mitologia, possiamo trovarla da tempo immemore nella storia dei videogiochi. Basti pensare a titoli come i vari Final Fantasy, ai Castlevania, ai Metroid e a molti, moltissimi altri. Il primo, o uno dei primi, platform della storia a fare un uso di una trama e di una lore è stato, neanche a dirlo, Crash Bandicoot. Come? Beh, sigla! Salve a tutti i crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. Prima di continuare, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Se invece l'avete fatto o non volete farlo, continuate con il video e ignorate questo passaggio. Prima di addentrarci nella parte mitologica della lore di Crash Bandicoot, è giusto chiarire che cosa sia la lore in un videogioco o in un media qualsiasi. In sintesi, la lore è un insieme di eventi e di storie che raccontano in modo non molto lineare elementi di ogni tipo dell'intero mondo di gioco. L'insieme di queste storie, di questi eventi, di questi fatti va a creare un universo narrativo molto vasto e spesso e volentieri coeso. Crash, in questo caso, ha moltissime storie che avvengono narrativamente prima degli eventi del primo gioco. In questo caso parleremo direttamente di Lemuria. Stralci di questo continente perduto e leggendario possiamo trovarli nella Bibbia di Joe Pearson per il primo titolo di Crash. Ma fermi tutti, che cos'è una Bibbia, o più comunemente chiamata nell'ambito lavorativo una Bibbia di produzione? Una Bibbia è un documento di riferimento utilizzato dagli sceneggiatori per avere informazioni su personaggi, ambientazioni ed altri elementi di un progetto televisivo, cinematografico e anche videoludico. Questa Bibbia di produzione, in particolar modo, va passata da sviluppatore a sviluppatore, da dipendente a dipendente, per avere delle linee guida chiare, per non uscire out of character o out of world, fuori dal mondo narrativo. Noi, legalmente, abbiamo una versione precoce della Bibbia, rilasciata dalla Dark Horse Comics, sotto il nome di Crash Bandicoot Files, che potete trovare nel link Amazon qui sotto in descrizione. Questa versione è la 3.1, però per chi è avvezzo della serie e per chi segue e frequenta il Crash Zone o qualsiasi altra community internazionale di Crash come il Crash Mania o il Crash Cov o il Crash Spyro Fan Club, saprà che questa non è la prima volta che vediamo la Bibbia di produzione di Crash Bandicoot 1, visto che nel mese di settembre 2015 David Siller, produttore del gioco e designer principale di Crash Bandicoot 1, pubblicò sul suo gruppo Facebook Crash Bandicoot The Untold Story una versione più avanzata della Bibbia che 3 anni dopo avremmo avuto nelle nostre librerie. Se la versione della Dark Horse Comics, ovvero Crash Bandicoot Files, è la 3.1, noi abbiamo avuto, tramite David Siller, una versione aggiornata, una 3.5, che possiamo vedere in tutta la sua bellezza anche tramite un video unboxing di Nine Mat 2, un grande amico di David Siller. Cosa veniamo a sapere tramite questi documenti? Che l'arcipelago Oompa, composto inizialmente dall'Isola della Follia, l'Isola Oompa e l'Isola di Cortex, sono i resti di un continente perduto, Lemuria. Da notare bene che in entrambe le versioni delle Bibbie il nome era provvisorio, ma nell'intervista del Crash Mania del 2013 a Joe Pearson e nell'intervista di Polygon alla crew intera di Naughty Dog, avvenuta nel 2017, veniamo a sapere che alla fine il nome era quello ufficiale e non era più provvisorio. Ma voi giustamente vi chiederete,
Che cos'è Lemuria? Ne ho parlato in un video precedente, in particolare quello lì di Crash Bandicoot Mutant Island. Ma è giusto dare una piccola infarinatura per chi non sapesse di cosa sto parlando. Lemuria era un continente proposto nel 1864 dallo zoologo Philip Sclater. L'idea dietro questa teoria di un continente sommerso venne proposta come spiegazione per la presenza di fossili di lemuri sia in Madagascar che in India, ma non in Africa o in Medio Oriente. La teoria venne poi screditata con la scoperta della tettonica Zolle e della deriva dei continenti avvenuta nel XX secolo. Questo è quello che è successo storicamente parlando. Lemuria era una semplice teoria per giustificare la presenza di fossili da una parte all'altra di due differenti e distanti zone, senza andare a scomodare occultismo e tante altre cose. Nella Bibbia di Crash 1, invece, veniamo a sapere questo su Lemuria. Le isole dove avvengono le avventure della serie sono i resti del leggendario continente perduto di Lemuria. Un tempo una grande civiltà, avanzata sia nella scienza che nella magia, l'intera nazione, salvo queste tre isole, affondò in un tremendo terremoto. Gli abitanti del luogo, gli indigeni, sono i discendenti dei Lemuriani. Questo, in grossa sintesi, è quello che ha lasciato Naughty Dog come lore per il mondo di Crash. Ovviamente in questo video parlerò unicamente delle isole di Crash, dell'arcipelago Goomba, e non andrò a scavare a fondo su altri background come l'infanzia di Cortex e tante altre cose. Per quello ci sarà il futuro. Ovviamente non finisce qui la storia, perché anche nel post Naughty Dog dopo CTR ci sono stati dei piccoli accorgimenti qua e là che hanno ampliato di molto tutta questa faccenda. Andiamo con ordine. Iniziamo subito col botto con Crash Bash, il primo gioco non realizzato da Naughty Dog, ma sempre sotto l'occhio vigile di Mark Cerny, che ha visto nascere e crescere Spyro, Crash, Ratchet, Jack, Sly, insomma dei signor nessuno nel mondo dei platform, no? Tramite una recente intervista con John Williams, producer di Crash Bash, veniamo a sapere che il sound engineer di Eurocom, Steve Duckworth, riunì le idee iniziali della sceneggiatura basandosi sui giochi precedenti e chiese a Mark Cerny l'inserimento di antichi fittizi, visto che la sceneggiatura di Crash 3 faceva riferimento a termini come eoni fa, molto tempo fa e prigione tempio. Mark Cerny rispose che gli antichi erano una buona idea e che erano coerenti con l'universo di Crash. Nel magro insieme delle cose, questi antichi non hanno mai avuto una vera e propria spiegazione. Ed è soltanto con il gioco successivo a Crash Bash, ovvero l'Ira di Cortex, che veniamo a sapere che gli antichi relegarono in dei cristalli prigione gli elementali, che creavano scompiglio nel mondo. Qui si va per illazioni, sia chiaro. Potrebbero essere loro i fautori dell'abbissamento di Lemuria? Chissà. Andando ancora più avanti con i videogiochi, arriviamo a Crash l'Isola Mutante, dove veniamo a scoprire una cosa che soltanto di recente siamo riusciti ad avere. Un'intervista realizzata da una rivista italiana agli sviluppatori di Crash Mutant Island. Il MacGuffin di questo gioco sono tre titani leggendari che ad un occhio meno attento potrebbero sembrare i soliti mutanti nati con Crash of the Titans che poi continuarono con Mind Over Mutant. Ma questi qua sono tre titani leggendari esistenti già da tempo, molto prima che Cortex iniziasse ad evolvere animali e quant'altro. Secondo l'intervista, infatti, i mutanti di questo gioco sono diversi da quelli apparsi fino ad ora. Si dividono in due gruppi, quelli creati da Cortex e quelli leggendari. Quest'ultimi sono esseri millenari che proteggono le isole di Crash da secoli. Sono quasi delle divinità, in un certo senso. Sai, la storia di Crash vanta la presenza di miti e leggende come continenti sommersi e civiltà perdute. Noi abbiamo preso questa storia e l'abbiamo ampliata. Questi titani leggendari hanno salvato le isole di Crash da un antico cataclisma, ma questo Crash non lo sa, e quindi li combatterà a suon di solletico. Ora, al netto del fatto che si tratti di un gioco per cellulari,
che, come ho detto anche nello scorso video, non si sarebbe cagato nessuno. Questi tre titani leggendari sono quelli che hanno permesso la sopravvivenza del continente sotto forma di un arcipelago. Potremmo ipotizzare, infatti, che Lemuria, nel momento in cui stava sprofondando nelle acque, venne salvata da questi tre titani che riuscirono a sollevare, a lasciare sopra il livello del mare soltanto tre grandi porzioni, più qualche altra piccola isoletta, creando così l'arcipelago Wumpa. Ma non è finita qui, e andiamo a vedere Crash of the Titans, in particolare due versioni, la versione per console e la versione per cellulari. Iniziamo da quella per console, dai. Nel terzo livello di Titans c'è un tempio con incisioni di pietra che rappresentano delle maschere. Una di queste mostra chiaramente Aku Aku, tuttavia c'è una maschera rotta. Quest'ultima potrebbe essere o una maschera sconosciuta o Uka Uka. Nel gioco la maschera rotta e Aku sono molto meno dettagliati a causa dei limiti dell'hardware. Nella concept art di questo tempio, però, i dettagli sono molto più evidenti, soprattutto quelli della maschera distrutta. Se si guarda più da vicino per il confronto, possiamo dare per assodato sia Uka Uka, vista la somiglianza dei vari dettagli presenti nel suo design. Il motivo per cui il suo volto è distrutto è sconosciuto, o almeno così si potrebbe pensare a primo impatto. Nel passato, prima che Crash venisse evoluto e tutto il resto, è probabile che questo tempio fosse la dimora, o addirittura il luogo di nascita, dei fratelli Aku Aku ed Uka Uka. O almeno, questo è quello che dice la senior producer di questo gioco, Kirsten Forbes. Ne ha parlato nell'intervista Crash Mania prima dell'uscita del titolo, nell'aprile del 2007. Ci sarà anche l'occasione di visitare porzioni dell'isola precedentemente inaccessibili, o per meglio dire, aree già visitate in precedenza ma con un nuovo look, per esempio la seconda e la terza isola di Crash Bandicoot 1? Avrete la possibilità di visitare i templi da dove provengono Aku Aku e Uka Uka. C'è anche un indizio a proposito dell'imprigionamento di Uka Uka. Fateci sapere se riuscirete a scoprirlo. Sempre nello stesso livello, noi possiamo vedere dei murali attorno ai vari edifici della zona, che, come dice Kirsten Forbes, mostrano sia il litigio tra Aku Aku e Uka Uka, ma anche la sua incarcerazione nella prigione tempio, quella che poi andremo a rompere inavvertitamente nel finale di Crash 2 e all'inizio di Crash 3. Uka Uka, infatti, aveva un'ambizione malvagia, visto che voleva conquistare il mondo. Secondo questo murale in particolare, Uka Uka usava il mojo, o l'aura, secondo la traduzione di Crash of the Titans, per far crescere un albero, per usarlo come tana per fabbricare il suo potere oscuro. Stiamo parlando chiaramente dell'albero di Uka Uka, presente nella seconda isola, che poi noi andremo a visitare anche in Crash of the Titans. E mentre la maschera malvagia realizzava il suo obiettivo, Aku Aku doveva fare qualcosa per fermare i piani del fratello gemello. Così sigillò il fratello Uka Uka in una prigione tempio, come mostrato nel filmato d'apertura di Crash 3 che racconta la storia di quel murale. È probabile che il motivo per cui il volto è distrutto nel tempio in Titans è per bandire la sua immagine, in modo che nessuno possa ricordare, temere o parlare di Uka Uka. O semplicemente era Aku Aku a non volerlo ricordare, vedendo magari le azioni di suo fratello come un tradimento alla sua fiducia. Questa è stata una piccola e, spero breve, parentesi di come erano gli usi ed i costumi nell'antico continente di Lemuria secondo i giochi post Naughty Dog. Ma adesso passiamo alla versione per cellulari di Crash of the Titans. In Crash of the Titans per cellulari la trama è leggermente differente. Cortex ruba 4 maschere che gli permettono di conquistare il mondo, diventando invincibile. Il punto è che in alcune versioni, ovvero la 1.1.1, quella più comune è la 1.2.1, Cortex con quelle 4 maschere non diventerà imbattibile, ma semplicemente causerà l'affondamento dell'isola Wumpa. Questa cosa potrebbe riguardare Lemuria ed il fatto che l'arcipelago è ciò che resta di questo fantomatico continente. È una cosa molto simile ad Atlantis della Disney, se ci pensate. Apparentemente, ogni gioco in cui era coinvolta Vivendi Games Mobile aveva un riferimento alla Bibbia di produzione di Crash 1, come già detto anche per Mutant Island, che ha riferimenti più o meno velati a questa storia. Forse il team aveva alcuni documenti, e tra questi c'era la Bibbia di Pearson e Siller.
Ora che abbiamo raccolto tutte queste cose, sappiamo che ci sono diversi pezzi di lore che fanno parte di tutta questa macro mitologia su Lemuria. Cerchiamo di fare una piccola teoria per vedere come siano andate le cose cronologicamente parlando? Iniziamo, dai! Nel mondo esisteva un immenso continente chiamato Lemuria. Era una grande civiltà, avanzata sia nella scienza che nella magia. Presumibilmente, in quello stesso periodo, si scatenarono gli elementali, che portarono caos su tutta la Terra. Come dicevano Uka ed Aku nella intro di Lady Cortex, ci furono terremoti, tsunami, fuoco e tempeste. Gli antichi, i signori di questo mondo, rinchiusero gli elementali in speciali cristalli prigione. Seguendo questi eventi, però, Uka Uka in qualche modo si affacciò al male, sfruttando la magia nera o magari il mojo oscuro per compiere i suoi loschi piani. Aku Aku, riluttante di dover combattere il fratello, lo rinchiuse in una prigione spazio-tempo. Un giorno però, un imponente e violento cataclisma fece sprofondare Lemuria negli abissi del mare. Vennero evocati i tre titani leggendari, che cercarono di salvare il salvabile lasciando emerse soltanto tre delle vette più alte del continente, che oggi portano il nome di Isola della Follia, Isola Wumpa e Isola di Cortex, più qualche altra isola limitrofa attorno. Ad ogni isola venne dato un sistema di protezione di quattro maschere che permette loro, tramite magia, di tenere a galla quello che rimane del continente perduto. E ad oggi quello che rimane di Lemuria lo si può vedere nelle ambientazioni di Crash 1, Crash 2, Crash of the Titans, Crash Mind Over Mutant e anche Crash 4. Trovo sempre interessante vedere come Naughty Dog volesse dare una connotazione semi-seria alla serie, magari non direttamente nei videogiochi, ma tramite manuali, guide e anche la Bibbia di produzione. Onestamente credo che il fascino di una civiltà perduta in mezzo alla giungla che Crash puntualmente visita in quasi ogni suo gioco sia eccezionale. E onestamente vorrei tanto vedere affrontare questa storia, o almeno un piccolo accenno, in qualche gioco futuro. D'altronde il pensiero di poter camminare nei resti di antiche civiltà, di antiche rovine, dà quel senso in più ad un'avventura. Ce lo insegna Tomb Raider, ce lo insegna Indiana Jones, ce lo insegna Nathan Drake con Uncharted, sempre fatto da Naughty Dog. Per questo credo che sia anche arrivato il tempo di raccontare un po' di più del passato di Aku Aku e di Uka Uka. Magari tramite delle cassette flashback dedicate completamente a loro. Soltanto il tempo potrà dircelo. E voi? Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa storia di Lemuria e se siete d'accordo sulla mia teoria della linea degli eventi, su come potrebbe essere andata tutta quanta la storia del continente. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri membri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Vi ringrazio immensamente per aver visto questo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!